invito con voi per me è rimanere in contatto. È un giro tondo per non lasciarti mai la mano. Rimanere accanto ai nostri piccoli pazienti, continuando a sostenere i loro genitori. Ascolto. Le nostre competenze per reagire insieme. Supporto. Per me è continuare a starvi accanto. Impegno. Ido con voi per me è rimanere in relazione con bambini e genitori. È un modo per essere vicini. Anche in questo momento in cui siamo lontani. Ido con voi per me è appartenenza e partecipazione. La possibilità di continuare a fare il mio lavoro di neuropsichiatra infantile. Ascolto e sostegno. Perché si può essere lontani fisicamente, ma vicini con il pensiero e con il cuore. Ido con voi per me è saper ascoltare la richiesta di aiuto di famiglie che ne hanno bisogno supportandole. Ido con voi per me è sostenere i bambini da vicino. Anche se siamo lontani. Ido con voi. Il Miami Festival, che da 16 anni apre la stagione musicale estiva da Milano, è stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus. La kermesse si svolgerà a settembre dal 18 al 20. La location rimane la stessa, all'Idroscalo presso il Circolo Magnolia. Lo fanno sapere gli organizzatori con una nota ufficiale. Grande rammarico, ma la decisione era inevitabile vista l'incertezza della situazione attuale. Il festival si sarebbe dovuto svolgere dal 29 al 31 maggio. Nei prossimi mesi verrà annunciata la line-up ufficiale. I Backstreet Boys di nuovo insieme ma a distanza. Nick, Kevin, AJ, Brian e Howie si sono riuniti per partecipare all'iHeart Living Room Concert for America, l'evento benefico organizzato per raccogliere fondi per l'emergenza coronavirus. Lo storico gruppo, ognuno dalla propria abitazione, ha cantato I Want It That Way, uno dei suoi pezzi più celebri. Al gruppo, nello show musicale condotto da Elton John e andato in onda su Fox, si sono uniti anche Alicia Keys, Billie Eilish, Mariah Carey e Billy Joe Armstrong dei Green Day. Achille Lauro, a quasi 2 mesi dalla fine del 70° Festival di Sanremo, che lo ha visto partecipare con Me Ne Frego, torna con una nuova canzone. È su tutte le piattaforme dal 3 aprile al 16 marzo. Un potente inno generazionale, una power ballad dai tratti melodici e nostalgici, nata nei primi giorni di quarantena. Si tratta del primo brano che Lauro fa uscire per Elektra Records Warner Music, l'etichetta di cui l'artista è direttore creativo e con la quale pubblicherà presto il suo prossimo disco di inediti, 1990. Nel 2016 Iggy Pop pubblicava Post Pop Depression, il suo 17° disco di inediti. A 4 anni dalla release, l'iguana del rock fa un regalo ai suoi fan in questo periodo di quarantena e arriva su YouTube con un documentario che racconta com'è nato l'album. American Valhalla, titolo che riprende quello di uno dei brani del lavoro, è prodotto da Eagle Rock e realizzato da Josh Holm e Andreas Newman. Il documentario è già disponibile in formato fisico e digitale e online per tutti da lunedì 30 marzo. Come monito ai seguaci dell'artista. Siamo impegnati per assicurarci che restiate a casa, scritto su Instagram Iggy. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.